La diplomazia pare finora non essere riuscita in quello che è il suo compito primario, cioè far parlare le parti, è il momento per i credenti della preghiera. È una grande forza la preghiera. La guerra che è in Ucraina è entrata nelle nostre case, non solo attraverso i servizi dei media, ma anche attraverso tanti uomini, donne, ucraini che vivono ormai da tanto tempo nei nostri territori. Chiediamo a Dio il dono della pace, dove non è riuscita la diplomazia, arrivi la preghiera. Questo è il sentito messaggio del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che esprime così solidarietà e vicinanza al popolo ucraino. Una partecipazione concreta, quella del Patriarca, segnata anche dalla volontà di presiedere domani pomeriggio a domenica alle 15:30 nella Basilica della Salute a Venezia, un momento di preghiera comunitario. È un momento difficile per l'Europa, è un momento difficile per tutti, ma soprattutto per i nostri fratelli e le nostre sorelle ucraini. Siamo loro vicini con la preghiera perché, dicevo, è la grande forza che può disarmare. L'incontro alla salute sarà insieme alla comunità dei fedeli greco-cattolici e verrà scandito dalla recita del rosario, alternando la lingua italiana a quella ucraina. L'invito a presenziare, rivolto a tutti. Con la formula antica e cara ai nostri fratelli, alle nostre sorelle e a noi del Santo Rosario. Ci saranno dei misteri recitati in italiano, dei misteri recitati in lingua ucraina.